Buon pomeriggio a tutti dal Pala Principi di Porto Potenza Picena, massimo campionato di basket in carrozzina italiana, sesta giornata di andata. La Santo Stefano Banca Marche ospita qui al Pala Principi la Cimberio Varese, un match che arriva dopo le due vittorie consecutive della squadra di Porto Potenza. L'ultima in modo particolare a Giulianova è stata una vittoria che ha davvero acceso gli animi in casa Santo Stefano Banca Marche. Infatti la vittoria è arrivata sul parquet dell'Amicacci Giulianova, squadra tra le più forti di questa stagione 2016-2017 del basket in carrozzina, campionato di Serie 1 italiano. Amicacci Giulianova è arrivata allo scontro di sabato scorso imbattuta e ci è voluta una grande prova della Santo Stefano Banca Marche Porto Potenza Picena sul parquet di Giulianova per sconfiggere i ragazzi allenati da Malik Ab, ex coach della Santo Stefano Banca Marche di qualche anno fa. Andiamo a leggere i giocatori che stanno per scendere in campo qui sul parquet del Pala Principi di Porto Potenza. Andiamo a leggere la formazione degli ospiti della Cimberio Varese, che schiera con il numero 4 Riccardo Marinello, con il numero 5 Jacopo Geninazzi, con il 7 Nicola Damiano, con il 10 Gabriele Silva, col 12 Greg Thomas Warburton, con il 13 Mattia Sala, con il 15 Jack Elliott Gibbs, con il 20 Mauro Fiorentini, con il 22 Francesco Roncari, con il 23 El Agi Giuff, con il 47 Alessandro Nava. Poi nel corso della partita andremo anche a presentare singolarmente i giocatori di ogni squadra. Ora vediamo invece con chi scende in campo la squadra padrone di casa, con il numero 4 Luis Sagen, con il 5 Nando Daniel Hohero, col 7 Enrico Ghione, con l'8 Dimitri Tanghe, con il 9 Luca Biondi, 10 Giuseppe Mazzolani, 11 Judith Hammer, 12 Giacomo Tosatto, 22 Sabri Bezzetti, 23 Andrea Giaretti, Sofiane Meiawi con il 45. Intanto c'è stata la bella stretta di mano tra l'arbitro Bianchi e l'ex grande giocatore della Santo Stefano Banca Marche Michele Miani, giocatore storico della squadra di Porto Potenza. È iniziata in questo momento la partita con Sofiane Meiawi, il francese numero 45, scarica subito sotto canestro per Enrico Ghione. Dimitri prova e mette subito il primo canestro a battezzare questa sfida, 2-0, subito partita bene. Ci auguriamo di buon auspicio questa partenza per la Santo Stefano Banca Marche in canotta bianca. Ora il Varese in avanti, la squadra di coach Emanuele Pruneri tenta con il numero 7 e mette subito il canestro del pareggio, il numero 7 Nicola Damiano, che riesce a impattare la partita. Varese che non ha avuto un grande inizio di campionato. Sofiane prova da sotto con il reverse e prende ribalzo Enrico Ghione, che mette il canestro del 4-2. Enrico Ghione riconfermato quest'anno, un giocatore dalle grandi potenzialità fisiche che sta dimostrando in questo inizio di stagione di essere molto cresciuto. Sabato scorso a Giulianova è stato protagonista di una grande sfida, si è fatto davvero sentire sotto canestro. Ora ancora Ghione prova a intercettare la palla, c'è l'infrazione dei 24 secondi per Varese con la rimessa dal fondo per il francese Sofiane Meiawi. Sofiane in cabina di regia sta portando palla in questo momento. Ricordiamo il quintetto di partenza del Santo Stefano: Sofiane, Ghione, Tosatto, Dimitri Tanghe e Luca Biondi.
E ricordiamo anche che siamo in diretta streaming sul sito www.twinssebastiani.it, che ringraziamo per questa presenza qui al Pala Principi di Porto Potenza per questo servizio molto importante. Intanto Enrico Ghione mette il primo tiro libero, molto importante per promuovere questa bellissima disciplina del basket in carrozzina, ed anche per mette intanto Ghione anche il secondo canestro. 7-6-2 il punteggio, dicevamo un servizio importante quello del Twins Sebastiani per promuovere sia il basket in carrozzina, questa splendida disciplina, sia per dare visibilità alle gesta della squadra di casa della Santo Stefano Banca Marche. Rimessa ora per Varese in zona d'attacco con il numero 7 Damiano, ci penserà lui marcato da Luca Biondi a rimettere in campo il pallone. L'arbitro Borzani cede la palla a Spicchi, riceve il numero 12 Warburton, l'inglese. Ora c'è il canestro praticamente dall'altezza del tiro libero di Jacopo Geninazzi, il numero 5, coefficiente 4, uno degli elementi più forti e uno dei migliori marcatori, Jacopo Geninazzi, della squadra lombarda. Dimitri Tanghe, il belga, prende la mira e mette solo rete. Dimitri Tanghe, numero 5 in canotta bianca, numero 8 scusate, in canotta bianca. Dimitri Tanghe mette il canestro dell'8-4, partita iniziata piuttosto bene dalla Santo Stefano Banca Marche, che sta difendendo bene sulla squadra lombarda e in avanti sta dimostrando una certa precisione, quella precisione che finora è sempre un po' stato il deficit principale. La squadra di Porto Potenza che ora in contropiede con Jack Tosatto la mette, appoggia a canestro Giacomo Tosatto, il giocatore arrivato qui a Porto Potenza e arrivato anche a livello della nazionale under 23, lui insieme a Enrico Ghione e insieme a Andrea Giaretti sono i tre elementi della Santo Stefano, insieme anche a Sabri Bezzetti sono i quattro elementi della Santo Stefano Banca Marche che hanno anche partecipato alle ultime partite della squadra azzurra. Sofian Meyawi praticamente taglia la difesa del Varese come un burro e mette il canestro del 12-4. Ovviamente sapete il basket quant'è aperto fino agli ultimi secondi di partita, quindi non possiamo parlare di un vantaggio importante per la squadra di Porto Potenza, però certamente questi 8 punti di gap che ci sono fino a questo momento non sono poi niente male, che 8 punti che sono diventati 6 in questo momento, perché Varese ha messo il canestro con Warburton con il numero 12, l'inglese Greg Thomas. Warburton, ancora i ragazzi in canotta bianca si ristabiliscono la distanza di 8 punti, 14-6 per la Santo Stefano. Ora Varese prova a venire fuori in una situazione un po' ingarbugliata in fase di impostazione della manovra, non ci riesce, infrazione di 8 secondi per la squadra lombarda che non riesce a oltrepassare la metà campo nei canonici 8 secondi del regolamento. Ora c'è un time out chiesto dalla squadra in canotta rossa del Cimberio Varese, 14-6 punteggio più 8 per la Santo Stefano Banca Marche, più 8 per la Santo Stefano Banca Marche quando sono rimasti 5 minuti e 42 secondi al termine del primo quarto. E intanto possiamo anche focalizzare l'attenzione, chiediamo a Gian Nicola Sebastiani di focalizzare l'attenzione sullo striscione dietro al canestro d'attacco della Santo Stefano, che sia la testa a comandare
non i piedi, è questo lo striscione realizzato dalle squadre di, dalle scuole di Pesaro, e c'è anche la versione in spagnolo dietro al canestro in cui sta attaccando in questo primo quarto il Varese. Entrambi dicono la stessa frase, che sia la testa a comandare, non i piedi. Ringraziamo e salutiamo le scuole di Pesaro che hanno partecipato a un progetto di collaborazione con la Santo Stefano per educare alla diversità, alla disabilità e per promuovere il basket in carrozzina. Sofian prova, non va questa volta, il francese arrivato quest'anno a Porto Potenza, tra l'entusiasmo della squadra, dei suoi nuovi compagni di squadra che vedono in Sofian, che sanno che Sofian è uno dei migliori giocatori di basket in carrozzina nel panorama europeo, senza esagerare. Sofian Meyaoui è davvero un giocatore di grandissimo spessore, rapido, veloce, molto tecnico, riesce sempre a mettere in difficoltà le squadre avversarie, riesce sempre a creare la differenza. E ora il Varese non è riuscito a concretizzare questa azione d'attacco, rimessa dal fondo di Jack Tosatto per Sofian, che imposta la manovra e prova da tre. La palla non va di non molto, prende il rimbalzo Damiano e c'è un fallo in attacco da parte di Dimitri Tanghe, il belga ex Santo Stefano di alcuni anni fa, ha lasciato un grande ricordo qui nella società nero-verde e è rientrato quest'anno dopo qualche anno in cui ha girato un po' anche l'Europa. Dimitri Tanghe è rientrato a Porto Potenza. Anche in questo caso un grandissimo innesto per la squadra di Porto Potenza. Jacopo Geninazzi prova da sotto canestro, riprende il rimbalzo il numero 4 Marinello, che subisce fallo. Il numero 4 Marinello va in lunetta, prova a mettere i due tiri liberi in virtù di questo fallo subito da parte del difensore della Santo Stefano Bancamarche. Intanto ci ha raggiunto qui in postazione Michele Miani, ex giocatore, ora rimasto ovviamente in società. Michele, chiediamo che squadra ha visto fino a questo momento, che partita hai visto, Michele, fino a questo momento? Tutte le ho viste, tutte le squadre, tutte. Ma finora com'è stata la partita che qui contro il Varese? Finora stiamo giocando abbastanza bene, spero che continuiamo così rimanendo concentrati sul gioco. Ma un'impressione nostra o in effetti oggi siamo precisi in attacco, abbiamo quella precisione che forse finora abbiamo avuto solo nel terzo e quarto quarto a Giulianova e prima invece era sempre mancata la precisione in attacco? Sì, ci è mancata Giulianova la concentrazione giusta per andare bene, però qui pare in casa oggi che la concentrazione è abbastanza sufficiente, stiamo pressando e pare che ci riesce bene il pressing nostro. Intanto, mentre parlava Michele, abbiamo visto un grandissimo canestro da tre, una bellissima bomba di Andrea Giaretti, a proposito di precisione in fase realizzativa. Grazie Michele. Michele che fa un po' il jolly in società, il factotum, il braccio destro del general manager Gianfranco Poggi. Sofian prova da tre, finta il tiro, la mette sotto per Andrea Giaretti. Grande canestro del Giaro su grandissimo assist del francese Meyaoui. 18-6 il punteggio, più 12 per la squadra di casa. Ora Warburton appoggia a Geninazzi per Damiani per il compagno di squadra che la mette da due con il numero 22. Francesco Roncari mette questo canestro, buon canestro per il Varese che accorcia e arriva
a meno 10. Santo Stefano che ragiona e sta imbastendo una nuova occasione d'attacco. C'è il blocco di Ghione, un fallo subito dalla squadra di casa, fallo del 22 Roncari. Rimessa laterale per la Santo Stefano, Banca Marche con Giacomo Tosatto che appoggia Andrea Giaretti. Giaretti si affida a Sofian Meiaoui, blocco di Ghione, blocco di Giaretti, Sofian arriva sul fondo, il reverse, e la stava per realizzare un gran bel canestro Sofian, frutto della sua gran classe. Warburton in contropiede, Roncari, Geninazzi lo seguono, non riesce Warburton, palla che non tocca neanche il ferro. Sofian riparte in contropiede, subisce un impatto abbastanza pesante da Roncari. Ghione sotto canestro di pochissimo, non riesce Enrico Ghione a mettere questo canestro. Roncari in contropiede, controlla bene, appoggia ma non riesce, riprende il rimbalzo e riesce questa seconda volta. Santo Stefano che si è fatta trovare impreparata sotto canestro, Roncari che è riuscito a prendere questo canestro solo sotto la plancia. Ora viene aiutato Roncari a rialzarsi. Sapete che nel basket in carrozzina, quando un giocatore finisce a terra e non ha l'autonomia per potersi rialzare, gli arbitri devono interrompere il gioco, si interrompe il cronometro e il giocatore viene aiutato dai compagni di squadra o dai tecnici a rialzarsi. Tosatto, Sofian controlla, si guarda attorno, smista l'ennesimo suo assist di questo inizio di partita per Andrea Giaretti, che è partito molto bene. Vediamo Andrea molto sicuro dei suoi mezzi e ne ha ben donde, perché Andrea Giaretti di mezzi ne ha molti, tecnici ma anche fisici e soprattutto anche anagrafici, essendo giocatore molto giovane, 22 anni per Andrea Giaretti, gran tifoso della Sampdoria, parlando in termini calcistici. Rimessa dal fondo quando siamo arrivati al 1 minuto e 45 secondi al termine di questo primo quarto, rimessa dal fondo, punteggio sul 20-10 per Porto Potenza su Varese. Geninazzi lancia lungo per Warburton che controlla, marcato a vista da Sofian, palla scaricata per Damiano che riesce con grande calma a mettere questo canestro. Damiano si avvicina lentamente, quasi con saggezza, alla linea del tiro libero e mette un solo rete per lui. Sofian si guarda attorno, dobbiamo dire Santo Stefano sta facendo girare la palla molto bene, carica Sofian e quasi mette questa bomba da tre che poteva incrementare il vantaggio, che però rimane inchiodato sul più 8 per Porto Potenza. Fallo in difesa per Porto Potenza, rimessa dal fondo per Varese, va sulla palla Damiano, appoggia Geninazzi, guarda avanti per Marinello appoggia per Damiano appoggia per Warburton, gira bene anche per Varese la palla. Warburton congela in questo momento il possesso sulle sue mani, si appoggia a Marinello per Damiano, 2 secondi, appoggia la plancia Damiano, sbaglia, rimbalzo di Ghione che però si fa strappare la palla da Warburton, piccolo ma determinato l'inglese in casacca rossa del Varese. Roncari sulla linea dei tre punti, sotto per Marinello che non la mette. Ghione questa volta mette in cassaforte la palla, riparte Sofian Meiaoui che subisce il fallo da numero 4 in casacca rossa, Riccardo Marinello. Rimessa laterale ancora per Santo Stefano con il 45 Sofian Meiaoui, 19 secondi e 5 decimi al termine, un unico possesso rimasto. Se Santo Stefano rimarrà in possesso della palla fino
alla fine. Vediamo Sofian, sono queste le sue intenzioni, congela la palla nelle sue mani, parte Giaretti, ci prova, palla affidata a Sofian che subisce fallo da Damiano al numero 7 del Varese, un fallo che in qualche modo sistema un po' la situazione per Santo Stefano, che aveva perso un po' il controllo della manovra. Sofian stava quasi per perdere palla. Due tiri liberi per il francese. Ci correggiamo, va Giaretti sulla linea lunetta, evidentemente il fallo è stato subito da Andrea Giaretti. Il ragazzo liguri non mette il tiro libero, rimessa a centrocampo per Sofian Meiaoui, che appoggia su Tosatto, 3 secondi, prova il tiro della disperazione. Sofian sul filo della sirena, finisce il primo quarto di questa gara. Ricordiamo il punteggio al termine di questo primo quarto: Santo Stefano controlla il punteggio con 20 punti, 12 i punti del Varese. Una bella gara finora con la squadra di casa, che è andata molto bene, molto precisa in attacco, bene in difesa, da migliorare qualcosa sotto canestro e magari una maggiore determinazione in attacco nei momenti cruciali dell'azione. La Twin Sebastiani, voglio salutare i ragazzi di Varese. Noi siamo la Twin Sebastiani, seguiteci sempre sul nostro sito www.twinsebastiani.it e sulla nostra pagina di Facebook, Twitter, Google e la pagina nostra YouTube. Buon divertimento dalla Twin Sebastiani. Ci vediamo per il secondo quarto di questa gara. Ottica Prima Vista, Porto Potenza Picena, via Regina Margherita 62. Esame della vista computerizzata gratuito. Laboratorio interno, montaggio occhiali, lenti oftalmiche di ultima generazione, montature ai bambini, applicazioni lenti a contatto. Ottica a Prima Vista, Porto Potenza Picena, telefono 0733 88 11 14. Inizio di secondo quarto qui a Porto Potenza, Santo Stefano, Banca Marche, Porto Potenza Picena contro Cimberio Varese, 20 a 12 il punteggio, in vantaggio la squadra in casacca bianca di Porto Potenza. È cambiato qualcosa sul campo con Varese, che ha lasciato il quintetto di partenza, mentre Santo Stefano ha cambiato quasi tutti. Sono rimasti in campo soltanto Dimitri Tanghe e Andrea Giaretti. Sono entrati Luca Biondi, Nando Overo e Luis Sagen, la numero 11 Judith Hammer, new entry di quest'anno, la ragazza inglese, coefficiente 4. Non va in porto l'attacco della Santo Stefano, riparte Warburton con la palla in mano, appoggia per il numero 22 Roncari, Francesco Roncari, mentre c'è un fallo fischiato dagli arbitri, fallo in difesa per i ragazzi in casacca bianca di Porto Potenza. C'è un cambio per la squadra di casa, vediamo che si sta preparando per il cambio Sabri Bezzetti e Luis Sagen. Entra Sabri a posto di Dimitri Tanghe. Mentre ricordiamo che siamo in diretta streaming su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram
e sul sito www.twinssebastiani.it, servizio curato appunto dallo staff di Twins Sebastiani. Palla rimessa dal fondo con Warburton pronto ad appoggiarla a un compagno, Damiano riceve, mentre ricordiamo il Santo Stefano ha fatto un altro cambio, è entrata anche Luis Sagen, prova in attacco Varese, prende rimbalzo Giaretti, punteggio inchiodato sul 20-12, Sabri Bezzetti in contropiede, vede benissimo Andrea Giaretti che sbaglia purtroppo un contropiede fino a quel momento da manuale, è arrivato un po' troppo sotto la plancia Andrea Giaretti, ma comunque bravissimi ragazzi in questa occasione d'attacco. Damiano appoggia per Warburton, Warburton ancora per Damiano, Damiano Roncari, Roncari per Damiano, Damiano Warburton, una palla che circola attorno alla linea dei tre punti, prova Warburton ma non riesce, infrazione dei 24 secondi scaduti e quindi la palla va nuovamente alla Santo Stefano per un nuovo possesso, punteggio da quasi due minuti inchiodato sul 20-12. Intanto c'è un cambio per Varese, esce il numero 4 Marinello e il numero 22, quindi Marinello e Roncari, ed entra il numero 10 e il numero 15, e quindi esattamente Silva e Jack Elliott Gibbs. In questo momento abbiamo ben 4 inglesi in campo, 2 per parte Warburton e Gibbs per Varese, Sagen e Hammer, le ragazze Luis Sagen e Judy Hammer per la Santo Stefano, Banca Marche di Porto Potenza Picena. È proprio Luis Sagen che rimette, che si occupa della rimessa laterale, palla per Giaretti in cabina di regia in questi minuti in cui è uscito il francese Sofian. Giaretti riesce a tornare in possesso di palla, Judith prova, non la mette, rientra in possesso benissimo Sabri Bezzetti che ci crede, l'appoggia a Giaretti, Giaretti subisce fallo dal numero 15 l'inglese Gibbs, uno dei 4 inglesi in campo in questo momento, mentre c'è un time out chiesto dalla squadra di Varese. Intanto ricordiamo anche che stiamo parlando da Porto Potenza, Santo Stefano Banca Marche contro Cimberio Varese, sesta giornata di andata del massimo campionato di basket in carrozzina italiano. Ricordiamo anche quali sono le altre sfide di quest'oggi: Porto Torres affronterà la squadra di Porto Torres, affronterà il Santa Lucia, mentre ci stiamo affidando al sito della federazione www.federipic.it. Ripetiamo, c'è lo scontro tra il Porto Torres che gioca a Roma, poi la Dinamo Sassari che ospita Bergamo e il Cantù che ospita il Padova Millennium Basket. Essendo il girone di Serie 1 costituito da 9 squadre, quest'oggi riposa l'amicacci Giulianova, palla per Judith Hammer che alza il pallone, prova il tiro, non riesce, punteggio ancora sul 20-12 da quasi 3 minuti, punteggio inchiodato, secondo quarto di gara che è decisamente povero di canestri fino a questo momento. Damiano palla in mano, si appoggia a Warburton, Warburton sfrutta un blocco, scarica per Damiano, appoggio a Geninazzi, Geninazzi marcato da due, da Hammer, Ohero, ancora infrazione 24 secondi, però questa volta Varese riesce a mantenere il pallone, Damiano riesce molto bene retrocedendo e allontanandosi dal diretto marcatore a mettere due punti, i primi due punti di questo secondo quarto, punteggio
che si schioda finalmente, possiamo dire, e più 6 per Porto Potenza, e il vantaggio della squadra di Porto Potenza si accorcia leggermente. Geninazzi, palla in mano, appoggio per Damiano si affida a Gibbs, cerca di interpretare e leggere il gioco. Geninazzi, Warburton, marcati molto bene i ragazzi dalla Santo Stefano, che sta stringendo molto bene in difesa. Palla lanciata, scodellata da Sabri Bezzetti per Nando Overo, il numero 23. Andrea Giaretti parla per, bravissima, Luis Sagen, la ragazza inglese arrivata quest'anno a Porto Potenza. Luis Sagen con la canotta bianca, numero 4. C'è un cambio tra le fila del Porto Potenza, un cambio collettivo. Vediamo di riferirvi bene tutti i cambi. Sostanzialmente sono usciti tutti e sono entrati in blocco Sofian, Luca Biondi, Jack Tosato, Dimitri Tanghe, Enrico Ghione. Questo è il nuovo quintetto. Coach Roberto Cerviscioli ci ha abituati a questo genere di cambi repentini per cambiare completamente volto alla squadra. Sono usciti tutti i 5 giocatori che erano prima in campo e sono entrati, lo ripetiamo, Giacomo Tosatto, Sofian Meyawi, Enrico Ghione, Luca Biondi e il belga Dimitri Tanghe, che è ora in possesso della palla a spicchi. Sofian sfrutta un blocco di Tosatto, ne sfrutta un altro di Biondi, appoggia al tabellone, non va la palla, rimbalzo del 15, Gibbs, Geninazzi, Gibbs ancora, bellissimo il pressing alto della squadra di Porto Potenza, che riesce molto bene a entrare in possesso di palla. Sofian Meowi sotto per Dimitri, stiamo veramente osservando un grande momento per la Santo Stefano. Canestro di Dimitri Tanghe, punteggio che si è sbloccato bene dopo essere rimasto fermo per quasi 4 minuti, 26-14 più 12 punteggio per Porto Potenza. Dimitri, ancora il pressing da ottimi frutti, Sofian, Giacomo Tosatto, non va questo canestro, subisce fallo il francese con la casacca numero 45, Sofian Meyawi, per gli amici soffio, subisce fallo, rimessa per la squadra di Porto Potenza, e c'è un tecnico ancora chiamato dalla squadra lombarda. Il coach Emanuele Pruneri cerca di un po' raccogliere le idee e dare le indicazioni alla sua squadra, ai suoi ragazzi, per uscire da questo momento difficile per la squadra di Varese, che sta soffrendo moltissimo l'ottimo pressing alto dei ragazzi di coach Cerisciolli, che stiamo vedendo come riesce a dare un'impronta sempre molto forte alla sua squadra. Cambi repentini, 5 giocatori che escono, 5 nuovi giocatori che entrano, impartito il pressing alto, e davvero la squadra sta giocando bene e sta confermando quanto di buono abbiamo già visto in questo primo scorcio di stagione, soprattutto nelle ultime 2 giornate, con la vittoria a Giulianova e la vittoria a Padova. Quindi una mini striscia di risultati positivi per Porto Potenza. Si riprende dopo il time out, squadre, se non andiamo errati, invariate. Con l'ingresso in campo di Gibbs, mentre Sofian si invola verso canestro, Ghione, Dimitri Tanghe prova dalla linea dei 2 punti e mette questo canestro, solo rete per Dimitri Tanghe sulla sirena dei 24 secondi. Ed ora c'è un attimo di impasse tra l'arbitro Bianchi e il giocatore di Varese, Nicola Damiano.
ancora pressing alto dei bianchi di Porto Potenza, che è ancora il Varese che soffre il pressing alto, che non fa ragionare i portatori di palla della squadra ospite lombarda. Davvero, certamente richiederà uno sforzo fisico non indifferente questo pressing alto, ma sta dando fortunatamente per i ragazzi di Porto Potenza ottimi risultati, più 14 il punteggio, 28-14. Sofian sul fondo scarica benissimo per Enrico Ghione, ancora Ghione al rimbalzo, con una mano va a canestro, si sta facendo sentire il ragazzone numero 7 sotto i canestri sia in difesa che in attacco, mentre Sofian Meyawi sta mettendo in bacheca tutto il suo la sua classe, a volte realizzando canestri lui ma smistando tantissimi assist. Warburton prova, c'è un fallo in difesa da parte di Sofian Meyawi sull'attaccante del Varese, mentre ricordiamo che siamo in diretta streaming grazie alla Twins Sebastiani, e c'è il canestro di Gibbs, numero 15 inglese, 30-16 il punteggio a Corcia Varese di 2 punti. Sofian Meyawi controlla la palla, gestisce l'attacco Porto Potentino, subisce un intercetto da parte di un difensore di Varese, palla che rimane in possesso della squadra di Porto Potenza. Jack Tosatto pronto dal fondo a rimettere la palla in campo, tutto pronto, Tosatto appoggia per Dimitri Tang che prova e mette un gran canestro appena dentro la linea dei 3 punti, 32-16, più 16 per Porto Potenza. Veramente Dimitri Tang sta riscaldando la mano. Ora c'è un fallo dello stesso Dimitri Tang sull'attacco varesino. Dimitri che viene richiamato in panchina al posto di Sabri Bezzetti, ragazzo di origini macedone che lo scorso anno ha acquisito la nazionalità italiana. Sabri Bezzetti nel giro della nazionale Under 23. Sabri Bezzetti che ha iniziato da non molti anni a giocare a basket in carrozzina, ma ce l'ha messa davvero tutta per acquisire le basi e poi per migliorarsi sempre di più fino ad arrivare a buon livello. Sofian sta partendo in contropiede, appoggia sotto lo stesso Sabri Bezzetti che subisce fallo sotto canestro. Dicevamo, Sabri negli ultimi 2 anni è cresciuto moltissimo, complimenti al ragazzo che davvero ce la sta mettendo tutta per diventare un ottimo giocatore di basket in carrozzina, e possiamo dire che è sicuramente sulla buona strada, anche se, come dice coach Ceriscioli, i ragazzi in casa Santo Stefano non devono mai smettere di avere voglia di imparare e di crescere. Sabri Bezzetti non mette il primo tiro libero, ora prova il secondo tentativo. Sabri Bezzetti riceve dall'arbitro Borzani. Sabri prova a mettere il 33esimo punto e ci riesce. 33-16 il punteggio, più 17 per la Santo Stefano Banca Marche di Porto Potenza. Jacopo Geninazzi controlla il pallone, lo dà al numero 13 Mattia Sala, il giovane Mattia Sala, 24 anni per lui. Geninazzi ancora controlla, alza il pallone, non mette il canestro, rimbalzo di Sofian che riparte. Jacopo Geninazzi, classe 87. Sabri Bezzetti appoggia alla plancia, appoggia al canestro e mette il
punti, 35 per la Santo Stefano Bancamarche. Geninazzi lancia lungo molto bene per il numero 10, compagno di squadra Silva, che mette il 18° punto per la squadra di Varese. Gabriele Silva, punti 4,5, classe 92, quindi giovane anche lui. Sofia Meiawi, solo rete, e mette un punto interrogativo a questo punto, più 20 il punteggio. Varese aveva provato in qualche modo a rialzare la testa, ma Soffio ci mette davvero un punto e dice: ora ci penso io. Warburton va sotto canestro, alza la parabola, non riesce. Sabri Bezzetti controlla, si affida a Sofian, scarica per Giacomo Tosatto, ancora Sofian prova a leggere la manovra d'attacco, chiede e chiama lo schema, controlla palla, i ragazzi stanno giocando con i blocchi, non riesce, si erano creati i presupposti per il tiro, ma non va la conclusione del francese con la casacca bianca numero 45. Ora torna in possesso palla Varese, corna questa rimessa dal fondo, presumibilmente toccherà al solito Nicola Damiano a rimettere dal fondo. Nicola Damiano, classe 80, 34 anni per lui, ormai un veterano del basket in carrozzina, uno dei senior del Varese. Warburton alza un po' i toni e l'arbitro Borzani dice di calmarsi perché ha visto tutto e ha fischiato il fallo in difesa a danno della Santo Stefano. Ora Varese ha raggiunto il bonus, quindi andrà in lunetta lo stesso inglese con la casacca numero 12, Greg Thomas Warburton, classe 83, 32 anni per lui, mette il primo. Warburton, non mette il secondo, rimbalzo di Enrico Ghione, palla per Sofian Meiawi, solito turbiglione di carrozzine sotto canestro. Enrico Ghione si alza su tutti, effettivamente Ghione dà un palmo a tutti gli avversari, guarda dall'alto tutti gli altri e mette il punto 40 di questa sfida, 21 punti di vantaggio su Varese, 7 secondi alla fine. Geninazzi non va, c'è ancora la possibilità di fare un'azione per Santo Stefano, ma ormai suona la sirena che dichiara concluso il secondo quarto e quindi la prima metà della gara se ne va a questo punto, 40-19, come vediamo dalle immagini Twins Sebastiani. Il punteggio si chiude qui, la prima metà dell'incontro tra Santo Stefano, Banca Marche di Porto Potenza Picena e Cimberio Varese. Ci ritroveremo qui tra una decina di minuti ancora su twinssebastiani.com.